Il carcinoma cutaneo a cellule squamose, o carcinoma cutaneo squamocellulare, è un tumore della pelle che nella sua forma avanzata risulta particolarmente difficile da trattare per il clinico. Ma come sono gestiti oggi questi pazienti e come si potrebbe migliorarne la gestione in futuro? Noi l'abbiamo chiesto alla professoressa Paola Queirolo, che abbiamo incontrato a Roma al 21° congresso nazionale dell'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dove questo tumore è stato al centro di un incontro molto interessante. Professoressa Queirolo, naturalmente i tumori della cute non sono solo il melanoma, abbiamo anche il carcinoma squamocellulare o carcinoma a cellule squamose. Perché è importante parlare di questo tumore, in particolare per quanto riguarda la forma avanzata? È molto importante parlare di carcinoma squamoso della cute perché è uno dei tumori più frequenti comunque nella società occidentale, e è secondo per incidenza solo al carcinoma basocellulare. Sono stati descritti circa 19.000 nuovi casi all'anno ed è un tumore in aumento dovuto all'esposizione al danno cronico da sole, con anche una nuova entità di pazienti che non sono quindi gli anziani col danno cronico, ma anche dei soggetti più giovani con immunodepressione o che vanno incontro alla necessità per trapianto o comunque malattie che necessitano di farmaci immunosoppressivi ad avere appunto questo tipo di neoplasie in età molto più giovane. Come vengono gestiti oggi i pazienti con carcinoma squamocellulare in stadio avanzato? Qual è lo stato dell'arte? Beh, intanto dei 19.000 pazienti di cui parlavamo, circa dal 3 al 5% sviluppano una forma di tumore localmente avanzato o metastatico. Sappiamo che nel carcinoma squamoso già la presenza di metastasi ai linfonodi regionali è considerato tumore metastatico. Diciamo che c'è un grosso unmet need nella gestione di questi pazienti già dall'inizio, nel senso che non è mai stato applicato un vero approccio multidisciplinare, quello che noi abbiamo imparato nel melanoma. Quindi questo tipo di pazienti in genere sono seguiti in una fase iniziale da dermochirurgi, chirurghi plastici o chirurghi della testa e del collo, senza appunto un approccio in team e quindi spesso non operati nelle modalità adeguate, sono soggetti a numerose recidive su cui si interviene sempre chirurgicamente, non c'è appunto una discussione e quindi diciamo che deve essere migliorato, come dire, la gestione dall'inizio. Poi nella fase avanzata ancora fino ad oggi non avevamo farmaci efficaci, ma solo farmaci che davano delle saltuarie risposte, sia questa la chemioterapia, di solito appunto con cisplatino, sia farmaci inibitori di IGF-1R come il cetuximab, comunque non hanno mai fornito delle durature risposte o una PFS accettabile. Cosa si può fare appunto per migliorare la gestione di questi pazienti? Beh, intanto deve essere proprio migliorata dall'inizio la diagnosi, quindi la qualità degli esami istologici, la definizione di tumori a basso, alto, medio rischio di ricaduta. Devono essere definite sempre meglio i margini chirurgici, l'opportunità o meno di fare una radioterapia adiuvante. Diciamo che deve essere definito un po' tutto. Basti pensare che solo dall'anno scorso AIOM ha pensato di istituire una linea guida solo per il carcinoma squamoso e quindi ha chiamato me a coordinare questo gruppo che si occupa proprio di definire dal trattamento del tumore primitivo quale sia appunto la modalità ottimale di curare questi pazienti. Del gruppo delle linee guida dei tumori cutanei ovviamente fanno parte non solo gli oncologi ma anche i dermatologi, i chirurghi plastici, chirurghi generali, radioterapisti che sono di fondamentale importanza nella gestione di questi pazienti. Lei appunto ci accennava all'importanza di un team multidisciplinare per la gestione di questi pazienti, ma appunto chi qualcosa ci ha già anticipato, ci ha già suggerito, ma chi deve farne parte, con quali ruoli e qual è la situazione in Italia? Esistono questi team o sono solo sulla carta?
Diciamo che alcuni istituti virtuosi, che sono possiamo dire veramente due o tre nel nostro paese, da sempre si occupano della gestione ottimale, ma sono veramente ancora troppo pochi. La maggioranza dei pazienti non è gestita dal team multidisciplinare. Del team multidisciplinare, ripeto, deve fare parte il dermatologo, il chirurgo plastico, il chirurgo generale, il radioterapista, l'oncologo, ma anche l'anatomopatologo, ripeto, perché ci sono proprio anche dei problemi nella definizione accurata di questo tipo di neoplasia e della sua severità. I pazienti gestiti dal team multidisciplinare sono quelli che otterranno la più alta probabilità non solo di gestione e di guarigione con la terapia del tumore primitivo, ma avranno anche la più alta probabilità di poter accedere finalmente a questa nuova strategia terapeutica, cioè l'immunoterapia con cemiplimab, che dovrebbe essere approvata tra poco anche nel nostro paese e che deve essere proposta al paziente nel momento giusto della storia naturale della sua malattia, perché abbiamo dei dati molto importanti che ci dicono che se il paziente viene operato più volte ha una probabilità dimezzata di rispondere all'immunoterapia, 25% di risposte in chi riceve numerose chirurgie verso il 50% di risposte in cui dei pazienti che hanno questo tipo di, ricevono questo tipo di strategia terapeutica dopo il fallimento della prima chirurgia.